all'interno di questa partita tante buone cose su cui lavorare, ma anche tante cose su tante buone cose da salvare, ma tante cose su cui lavorare purtroppo. Quindi d'altra parte ho anche riconosce il merito di Cantu, che ha onestamente fatto una buona partita, una bella partita, e che con questo giocatore, questo ovviamente, ha ritrovato quella quadratura che aveva già dimostrato ovviamente una gara con Valencia, che si può perdere, aveva comunque aveva dimostrato comunque che la squadra ha la qualità che oggi in campo si è vista. Proprio da dopo oggi, forse c'erano anche dei lunghi molto simili come caratteristiche. Ma sempre, la sua coppia è 22 anni, quindi è proprio un ragazzo, certo. Acerbo, quindi deve capire tanto, deve capire come stare in campo, quanto deve essere con difesa, conoscendo che messo in faccia di una palla, che è un giocatore che ovviamente si deve darsi spazio per respirare, ti punisce, per cui sei un ragazzo giovane, quindi a 22 anni, quando gli hanno preso doveva fare il campo ancora 5, adesso gli ho messo più tempo per ovvi motivi di, così, di equilibri, però è chiaro che si è fatto di tanto lavorare, deve fare tanto, quindi sicuramente non ha fatto una carriera brillante, però comunque aveva giocatori di ricordata esperienza e di grandissima qualità. Jones invece è un giocatore più esperto, è riuscito comunque a fare una buona partita ed è il giocatore in questo momento che si è dato sicuramente di più, ma è normale perché è un giocatore che ha fatto 4 anni in Europa già e si vede gente a fare. Il meno 18 di plus minus di Porton è quanto incide su questa partita? Guarda, proprio sono variato top che ha fatto sicuramente degli errori, ma sicuramente ha fatto però anche le cose giuste per entrare in partita nel primo tempo, quindi non credo che il tema sia tolto oggi. È che è una squadra questa che purtroppo per abitudine ha bisogno di lavorare su dettagli e a molte volte i dettagli fanno sempre la differenza. Purtroppo è una squadra questa che deve imparare, se vogliamo stare a un livello decente dobbiamo imparare a togliere degli errori, senza fare sono dettagli che fanno la differenza, la squadra si è impegnata, alla fine abbiamo ottenuto, non abbiamo sbagliato, questo è un ottimo segnale, però diciamo che ci sono tanti dettagli che devono essere capiti da loro, dai ragazzi, migliorati, soprattutto da coloro che hanno poca esperienza del campionato italiano, quindi c'è un momento da lavorare, sono delle cose che devono capire, sono delle cose che devono realizzare immediatamente, perché le richieste che faccio qualche volta mi guardo in maniera un po' strana, sono sul passo al pedesimo, poi veniamo qua la domenica e prendiamo le stoppate, cioè bisogna anche dire che fuori palleggio meno, bisogna fare un allenatore più veloce in difesa, delle cose che poi ovviamente ti permettono di stare in campo a certo livello, quindi lo facciamo per 5 minuti, magari per 3 ci dimentichiamo e poi lo dobbiamo fare, insomma sono le normali purtroppo errori di adattamento di un gruppo che ha poca esperienza dell'Italia, che è un campionato difficile perché è molto atletico, molto con giocatori di qualità, dall'altra parte sono giocatori cioè, che ha giocato veramente ad altissimo livello, che ovviamente ha una grande qualità, quindi in questo momento dobbiamo pensare a altre cose, lavorare, forse anche pensare meno agli altri, ma cercare di far meglio le nostre cose.